Ciao carissimi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi siamo da Garage 52. Perché? Perché è arrivato il momento di montare turbina, wastegate. Praticamente terminiamo il motore. Siamo già a buon punto, ma lo terminiamo proprio al 100%. Vi ricordo anche che sono uscite le nuove felpe di Jonetsu. Adesso ve le faccio vedere anche in sovraimpressione, così vedete com'è davanti e come è dietro. E questa è un'edizione incredibile con un samurai, con il flock, una specie di microfibra in 3D qui davanti e anche sulle scritte dietro. Trovate il link in descrizione, proprio direttamente alla pagina di Jonetsu. Guardate un po' chi c'è qui, il nostro bel motorello con già preparata qui la turbina leggermente disassemblata, e guardate la wastegate che è arrivata. Oh sì. Ehi tu, sì, proprio tu. Sei stato selezionato per vincere un iPhone. Hai mai provato a investire in Bitcoin? Ovviamente sto scherzando, ragazzi, non sto tentando di scammarvi. Volevo semplicemente ricordarvi che lo sponsor di questo video e di tutti i video dove vedete che ho la possibilità di modificare le macchine, la Silvia, la Civic 350Z, è Autodoc. Come vi avevo spiegato precedentemente, Autodoc è un sito e anche una applicazione che potete utilizzare comodamente da smartphone, che vi permette di ordinare tutta la componentistica per la vostra vettura. Inserite la targa, vi trova già la vostra vettura, così siete sicuri di non sbagliare, e ordinate tutto, dalle pastiglie, dai tergicristalli, il filtro olio, il filtro aria, anche a pezzi molto più difficili da trovare: staffe, alternatori, pompe dell'acqua. Vi lascio il link in descrizione con un piccolo sconto da me offerto, e noi adesso possiamo continuare con il video. Ah, e giustamente ricordatevi, c'è anche la funzione di cashback all'interno dell'app. Continuiamo con il video. Allora, come vi anticipavo, il motore praticamente è finito, giusto? Giusto. Ok. Oggi andremo a mettere su la parte più divertente. La parte più divertente. Quella là. Allora, tu mi dicevi che hai già fatto una piccola modifica, nel sì, senso che... Allora, questa turbina qui, come avevamo fatto vedere nell'altro video, arrivava con una wastegate. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato questa, siamo andati a dare un punto di saldatura sull'asta che comanda la wastegate per tenere bloccato lo sportellino. Ok, questo, quindi sportellino, quello lì era lo sportellino che avevamo ripreso, che era quello che si apre. Però tu l'hai saldato. Abbiamo dato un punto di saldatura e abbiamo chiuso lo sportellino. Quindi non si apre più. Non si aprirà mai più. Oh, mai più. Mai più. Questo perché? Per montare una wastegate molto più performante rispetto a quella data in dotazione. Così, no, dai. Quella per i principianti. Quella per i principianti. Facciamo vedere quella per i professionisti, allora. Andremo a montare una bella tia. Oh, l'hai scelta anche col colore bello. Viola. Bello è tutto viola. Tutto viola. Sembra giusto. Bene. Poi l'andiamo ad aprire, vediamo un attimino come funziona al suo interno. Ok. Ah, quindi va anche aperta. Sì, perché va precaricata con queste molle. Sì. Che si trovano all'interno del pacchetto. In funzione alla pressione. Ok, quindi scegli tu praticamente qual è la molla giusta. Esatto, questo lo vanno a far girare a 5 bar e mezzo. No, 5 bar e mezzo, vogliamo far saltare in aria tutto quel povero motorello. Contavo di stare sul bar e mezzo. Va bene. Bar e 8. In un vecchio video avevamo detto: cavolo, l'unica cosa che ci ferma per fare qualche cavallino in più sono gli iniettori. Poi un giorno Mirko mi manda una fotina, mi fa: ma guarda quanto sono belli. Sono là, da dai, mille. Mettiamo i suoi bulloncini. Sì. Dritti? Ovviamente dritti, ok. Abbiamo accoppiato la turbina. Che a noi ci piacciono gli accoppiamenti. Siamo bravissimi. Siamo specializzati in accoppiamenti. Ok. Ciao, se ti piacciono i contenuti di Passione Motori, considera l'iscrizione. Clicca e iscriviti per supportare il canale. Tanto è gratis. Questo è il corassi, questo è l'unità centrale della turbina, dove all'interno c'è l'alberino che collega la girante d'aspirazione a quella di scarico, i cuscinetti, perché questa turbina qua è figa, è su cuscinetti. Ok. C'è il passaggio dell'olio e il passaggio anche dell'acqua per raffreddare. Ah. L'abbiamo lasciata molle perché è essenziale che quando si monti il turbo, sì, questo blocco qui, che è il corassi, sia esattamente perpendicolare e verticale al motore. Ah. Per far sì che l'olio che affluisce alla turbina defluisca nella maniera più veloce possibile. Ok, quindi c'è questo accorgimento. Guarnizione nuova? Sì. Al suo posto. Ok. Comunque questi collettori sono sessuali, eh. Andiamo a mettere la nostra bella turbina. Porca puttana, sei grossa però. Mettiamo un bulloncino giusto per non farcela cadere sui piedi. Che magari il rame, perché sennò si griffano. Li mettiamo in acciaio. Mi piace questa tua precisazione. Anche perché quei collettori qua, quando la macchina è bella in tiro, fanno 750-800 gradi. Ah, beh, tu la sai la storia del primissimo motore, come si era rotto, no? Che avevano fatto passare il tubo, quello lì qua, del sfiato. Questo qua. Sì. Solo che gli hanno tolto la copertura al calore, passava a fianco ai collettori. Indovina cosa è successo?
E vabbè. L'olio è olio. L'olio è olio. Stavi dicendo che questi collettori sono artigianali, gli hai richiesto tu l'aggancio T3, mi hai detto, o T25? No, io volevo il T3, okay. Solo che la turbina era T25. Era T25 e loro ce li hanno fatti T25. Come gli abbiamo richiesto. Esatto. Che bravo, dall'Australia, vero? Sì, sugli SR20, questi qui sono quelli che forniscono i migliori prodotti. Usi in discarico? Sì. Mette perpendicolarmente l'entrata dell'olio. Ok, come dicevi prima. E avvidiamo. E là si blocca. Anche questa gira, questa serve però per trovare la posizione più comoda ad attaccarci poi la mandata del turbo. Ok. Turbina a posto, abbiamo creato le due tubazioni di mandata e ritorno dell'acqua. Ok. Per raffreddare i corassi del turbo. Ok. E andiamo ad agganciare. Abbiamo usato questo raccordo particolare proprio perché c'è poco spazio qua dietro. Infatti, raccordo banjo si chiama. Banjo? Banjo. Minchia, come quello che si suona, il banjo. Allora Mirko, avevo notato che tu comunque intorno al tubo qua la protezione al calore ce l'hai messa. Come mai? Perché passa vicino ai collettori forse? Eh sì. Ah, ho capito. Nonostante dentro ci passi anche l'acqua. L'acqua, certo, però magari non vogliamo farla bollire, quindi. Allora, quindi adesso hai messo qui la mandata dell'olio, giusto? Esatto. Mi dicevi che ci vuole un tubo fine fine. Cioè... Sì, l'olio sì deve arrivare, ma non in quantità industriale. Ok. Deve arrivare e poi deve fluire via molto velocemente, quindi si mette un bel tubone. Ah, ok, quindi piccolo sopra e grande sotto. E grande sotto. Diciamo che grande sotto è sempre una cosa buona. Esatto. Abbiamo messo una guaina anticalore. Sì. E sotto c'è un tubo che è sì rinforzato, ma è telato, non è in acciaio. Okay. Per far sì che non scaldi la gomma che c'è all'interno. Ok. Tu metti un tubo in acciaio, l'acciaio che c'è fuori scalda la gomma che c'è. Certo, quindi non abbiamo risolto niente. Mandata olio e ritorno olio collegati, circuito sì. Acqua collegato, allentiamo l'housing di mandata. Okay. Aria, così nel momento in cui andremo a realizzare il circuito di pompaggio dell'intercooler ci troveremo in maniera comoda da poter fare la flange di attacco. Whisgate. È arrivato il momento di aprirla? Abbiamo allentato le 6 viti che tengono il coperchio superiore. Sì. E apriamo. All'interno troviamo la membrana. Sì. La Whisgate come funziona? Ah, delle molle che vengono collocate all'interno. Ok, madonna quante. Eh sì, perché in funzione della pressione a cui devi andare a lavorare, se loro ti danno tutte le possibilità, andrai a precaricare la Whisgate. Cioè ipotizziamo come nel tuo caso, noi ipotizziamo di far girare il motore intorno al bar e mezzo, bar e 8. Ok. Quindi faremo? Andremo a precaricare la molla per 3/4 della pressione a cui noi vorremmo far girare il motore. Ah, con il boost controller si potrebbe regolare la pressione interna. Okay. Giusto. Cioè dall'interno della macchina. Giusto. E infatti il meccanico, siccome ha trovato tutti gli appigli, un po' ha detto che è colpa della mappa, un po' ha detto che è colpa un po' di tutti gli altri, tra le mille cose che ho sentito pare abbia detto anche che è colpa mia, e c'era scritto anche sulla lettera che mi ha fatto arrivare dal suo avvocato, dicendo che io ho aumentato la pressione dal boost controller. Ma tu Nico sai come si alza la pressione da un... Ma poi in macchina no. Tu non hai il boost controller. No, ma comunque non so neanche come si fa. Certo. Ma poi non lo farei, cioè a caso. Uè Peppino, alziamo la pressione. Giriamo, non mi sembra proprio. Se due equivoci il controllo pressione turbo lo mettiamo in centralina. Grazie Mirko. Così siamo sicuri. Dentro dimmi solo quello per le 4 frecce. Oh bene. Come funziona? Abbiamo una membrana all'interno. Ok. La pressione che crea il turbo viene convogliata attraverso questo foro qui. Ok, piccolino. Dietro troverà delle molle a contrastarlo. Le molle si andranno a selezionare il carico delle molle in funzione della pressione a cui vorremmo fare andare a girare il turbo. Ok. Cioè, vogliamo precaricare la molla della Whisgate a 1 bar per far sì che la Whisgate apra ad 1 bar. Ok. Mettiamo la molla ad 1 bar e chiudiamo. Sì. L'aria che entrerà qui dovrà contrastare lo sforzo della molla prima di aprirsi. Certo. La molla è tarata per aprirsi ad 1 bar. Okay. Nel momento in cui la molla cederà la sua pressione, la Whisgate farà questo movimento qua. Pluff. Si okay. Alzerà sì. E i gas di scarico defluiranno da questo foro qui al fuori. Ah, e fa quel bel rumore. Esatto. Ok. E poi c'è la parte figa, c'è la parte overboost. Ok, che mi stavi dicendo? Abbiamo messo la molla ad 1 bar. Ok. Però oggi cosa facciamo? Oggi vogliamo andare a 1 bar e mezzo. Ok. Quindi cosa facciamo? Soffiamo aria attraverso un solenoide di comando da questo foro qua. L'aria arriva anche da dietro e aiuta la molla a tenere a rimanere un po' chiusa. Un po' chiusa, pensa te. Questo magheggio qui viene fatto ovviamente con l'elettronica. Ok. Quindi la figata di questa Westgate è questo, che ti dà la possibilità di fare l'overboost. A differenza dalla vecchia che aveva un turbo singolo che andava comandato in PWM per farlo aprire. Sì. Il problema di questa è una volta superato il limite di molla tendono a spostare molto la pressione.
pressione. Ok. Quindi queste whizgate qui sono molto più performanti perché riescono a mantenere molto più stabile la pressione. Ok, ok. Allora, mi dicevi che la tua Supra, mm-hmm, di queste qui, ne ha ben due su. Sì. Due whizgate. Come mai? Perché abbiamo montato una bella turbina twin scroll. Ok. Quando le turbine sono molto imponenti, come molto quella, molto grosse come quella, perché quella è su un 76 mm, è un affare così, c'è un notevole turbo lag. Quindi, oltre ad usare una turbina su cuscinetti, cosa si può fare? Mm. Si va ad utilizzare un collettore twin scroll. Ok. Come funziona il twin scroll? Si ha un collettore che è diviso, beh, questo è un 4 cilindri. Nel caso dei 6 cilindri, si hanno 3 cilindri che convogliono l'aria in un'entrata del turbo. Sì. E 3 cilindri che convolano l'aria in un'altra entrata sempre dello scarico del turbo. Ah. Questo per far sì che la girante di scarico, sfruttando, sì, le pulsazioni dei gas di scarico, sì, abbia due entrate diverse e riesca a spullare prima. Ah. Quindi ovviamente andando a dividere i due collettori di scarico è necessario montare due whizgate. Ok. Una che comanda una parte e una che comanda l'altra. L'altra. Poi vengono azionate insieme. Ok. Però proprio per tenere divisi i due settori dello, sì, scarico bisogna montare due whizgate. Pensa a te che cazzo di cose che si inventano. Quindi questo è il sistema twin scroll. Vedi quante robe belle che raccontiamo. C'è una turbina twin scroll. Ah sì? Questo è un esempio di una turbina twin scroll. Vedi che ha due fori di entrata. Sì. Uno per la pulsazione di tre cilindri e l'altro per la pulsazione di tre cilindri. Ok. Se all'interno fosse un quattro cilindri sarebbe 2-2, giusto? Sì. Ma sui quattro cilindri sì, si fa, ad esempio la Evo 9 aveva su, okay, una turbina twin scroll, però tendenzialmente si fa con turbine belle grosse, importanti. Ok. Verde, blu e nera, una impilata dentro l'altra. Siamo andati a vedere la tabellina che fornisce Tia. Sì. Questo è per un carico da un bar. Un bar, un bar. Un bar, sì. Ok. Tanto poi di più ce lo regoliamo con l'overboost. Bello, mi piace. Sì. Questa è la whizgate, l'abbiamo, sì, precaricata con le molla, l'andiamo a attaccare sul collettore. In questo bel buchino qua. Esatto. Noi come sempre tappiamo tutti i buchi. Vanno tappati. Uscirà? Uscirà qua? Ma che bello. Ok. Quindi quella che fa rumore, quel cazzo di fischio, è, lei, cosa, lei. È proprio lei. L'artista è lei. L'artista è lei, benissimo. Il motore è ufficialmente... Il ragazzo è pronto. Il ragazzo è pronto per scannare. Lo buttiamo dentro. Esatto, quindi ti rimane da buttarlo dentro e fare le tubazioni che mi dicevi. Devo fare tubazioni, spinta e scarico. Tutto artigianale. Scarico da whizgate artigianale. Che figata. E poi si fa elettronica. E poi l'elettronica. Quindi diciamo che nel prossimo video faremo vedere un pezzettino di quando lo metti dentro. Poi se tu riesci a fare qualche clip delle robe che salvi, sì, eccetera, sì, sì. E poi forse il video sarà incentrato sull'elettronica, esatto, credo. Faremo vedere come si mette in moto con Lorenzo Lauro, il guru AM. E giusto, perché faremo tutto AM, tra l'altro come vedete lì in alto. Giusto. Ok. E poi lo andremo a bancare. Facciamo un po' di rodaggio sul banco e poi... Quindi praticamente quando io avrò la macchina non dovrò più farmi quei cazzo di, no, chilometri. No, facciamo un po' di rodaggio sul banco. Ok, quindi magari io la uso all'inizio. Puoi fare un il rodaggio per strada. Sì. Trova un po' il tempo che trova. Attenzione, sentiamo. Il rodaggio, per far sì che un motore rodi nella corretta maniera, okay, deve avere tanto carico, quindi tanto sforzo e pochi giri motore. Quindi per tipo 2-3.000 giri, però con però come se fosse salita. Rimanendoci, bravissimo, okay, rimanendoci lì. Quindi bisognerebbe avere una salita infinita. Il banco basta frenarlo un attimino. Ok. Quando si vede che smette di fumare dai sfiati vapori olio, sì, il motore è rodato. Che bella sta cosa. Perfetto. La turbina enorme vi saluta. Guarda come gira. Guarda come gira. E da me Mirko di Garage 52 è un saluto. Ci vediamo al prossimo video.